Marco Carta arrabbiato e deluso, ecco cosa è successo, foto. Marco Carta invita i suoi fan a non seguire più Marta Rossi. Sono passati 10 anni da quando Marco Carta ha partecipato ad Amici e da quando è iniziata la sua scalata verso il successo. Durante l'edizione numero 7 del programma ha stretto un legame profondo con Marta Rossi e il loro rapporto si è consolidato nel corso del tempo. Qualcosa però ha fatto storcere il naso al cantante sardo, ma procediamo con ordine. Scorso anno Marta ha lanciato un'iniziativa coinvolgendo i suoi sostenitori in prima persona per produrre un singolo. Stando alle parole della cantante calabrese, questo nuovo singolo le rappresenta in toto, racchiude la sua anima, le sue fragilità, i suoi pensieri e i disastri in amore. Ha deciso, così, di realizzare per questo brano un video richiedendo ai fan un contributo economico, in base a quanto erano disposti a dare, i suoi sostenitori ricevevano in cambio una maglietta personalizzata, un autografo, una telefonata, un video saluto esclusivo, una canzone live su Skype, la comparsa nel videoclip, una lezione di canto, un pomeriggio o una cena con la cantante e altre cose. Oggi Marco Carta ha fatto un appello su Instagram Stories invitando i suoi seguaci a non seguire più chi ha cercato di sfruttare il suo successo e la sua carriera per ottenere più visibilità e consenso. La persona in questione è la sua, ex, amica Marta, aggiungendo che la realizzazione del video è costata meno della metà di quanto è riuscita ad ottenere tramite colletta. Marco Carta contro Marta Rossi, la replica della cantante. Marta Rossi ha scritto un post sulla sua pagina FB dicendosi dispiaciuta per questa situazione paragonandola ad una forma di cyberbullismo. È stata accusata da Marco Carta di aver preso in giro i suoi sostenitori per ottenere un sostegno economico al fine di realizzare il videoclip di un nuovo brano. Marta ha dichiarato che i soldi acquisiti tramite finanziamento collettivo sono stati usati per la realizzazione del video, pronto da diverso tempo ma tarda ad essere pubblicato a causa della mancanza di un'etichetta discografica che possa gestire al meglio la sua diffusione. La cantante crotonese ha espresso, inoltre, un pensiero a chiunque appoggi e approvi l'invito di Marco Carta a non seguirla più sui social, nonostante ferita, conclude, spera un giorno di riconciliarsi di nuovo all'amico per cui prova affetto, nonostante tutto.